giorni di allestimento in aria condizionata e caldo torrido milanese. Questa mostra parte, e riprendo quello che tu hai detto Massimo, non da un bisogno di presentare una mostra cinese, parte da un concetto e da una problematica che è stata legata alla nostra ricerca negli ultimi anni, che è questa strana e straordinaria divisione che si vede nel mondo sia cinese ma anche ormai internazionale, di quello che è e come è considerata l'arte contemporanea tradizionale rispetto all'arte contemporanea internazionale. E c'era in questa distinzione, in questo distinto, un certo tipo di fastidio, soprattutto per me, lavorando in Cina e producendo in Cina, non solo curando, con artisti per ormai quasi 15 anni, era molto difficile riuscire a essere soddisfatti di una presentazione così etnica e superficiale da una parte, o semplicemente internazionale e copiante da un'altra. Quindi questa problematica in realtà che è apparsa verso la metà degli anni 2000 e che ha visto me, Massimo e Defne ha visto questa problematica sorgere anche perché, appunto, come diceva anche il professor Lavagnino, negli ultimi anni in Cina è veramente successo di tutto, per cui queste vie, queste esplorazioni, questa creatività completamente lasciata anche a tratti allo sbando, devo dire, ha creato questo strano connubio tra quello che è la tradizione in Cina e quello che non è, o non è percepita come tradizione in Cina. Abbiamo cominciato, come prima Massimo che diceva, creando questi tentativi e studi di mostre che presentassero come Now Ink, cioè come la pittura inchiostro contemporanea, cercando di spaziare non solo all'interno della Cina ma anche a livello internazionale. Però anche questa modalità di presentazione di una calligrafia o di una pittura inchiostro in qualche maniera che fosse contemporanea non era sufficiente a spiegare la diversificazione, la complessità e anche delle incomprensioni rispetto all'arte contemporanea cinese. Anche questo mi sembrava appunto soddisfacente finché, attraverso le conversazioni che abbiamo avuto con artisti, curatori, accademici su questo tema, uno dei temi che è rimasto più profondo e che in realtà dà il nome a questa mostra è Cinshan, che abbiamo proprio voluto prendere come simbolo fortissimo, perché sono due caratteri, quindi sono comunque due simboli, come titolo della mostra. E questa mostra ha nel Cinshan il suo inizio e la sua risoluzione, in qualche maniera. È il concetto che legherà, e poi vi spiegherò un po' meglio, che lega l'azione dei vari artisti che abbiamo messo in mostra, e nello stesso tempo risolve per me, per noi, questo dilemma di che cos'è la Cina e l'arte contemporanea in Cina in questi ultimi 20 anni. Cinshan, abbiamo messo un sottotitolo che è Cinshan the Act of Painting, quindi l'atto della pittura. In realtà Cinshan e l'atto della pittura non sono l'atto della pittura nella traduzione di Cinshan. Cinshan è un concetto complesso, è un concetto intraducibile, che lega a un certo punto la vitalità con il momento precedente all'atto consapevole. Questo è la vitalità come energia e l'atto della consapevolezza. E in questo atto, cioè in questo momento che è precedente all'immagine, che è precedente al medium, che può essere, come dicevo un attimo fa, l'inchiostro, la carta, l'olio, in questa differenza antropologica del gesto per l'artista cinese risiede in qualche maniera, proprio in luce,
la motivazione che ha permesso di scegliere questi artisti, di scegliere queste opere d'arte e di presentarle a voi. Quindi quello che spero che avvenga, per me è un bisogno profondo, è quello non di pensare a una mostra ancora una volta sulla Cina, ma è una mostra su un concetto cinese che viene analizzato e che viene mostrato nella sua complessità, ma anche nella sua autorevolezza, proprio da un punto di vista del significato e della differenza. Quindi questo spero che avvenga. Non è, come diceva anche Massimo, ci sono tutte queste mostre sulla Cina che io continuo a vedere da decenni e che in qualche modo non narrano una Cina contemporanea, per esempio, ma non narrano neanche una Cina del passato. E in realtà creano una serie di sviste, di incongruenze che alla fine non danno nessun tipo di strumento di analisi, di consapevolezza di quello che è la Cina e di quello che vuol dire anche collaborare con un paese così lontano. L'altra cosa che per me è estremamente importante è quella di mostrare una mostra che non sia esotica. L'esotismo è una tentazione canaglia, ma che abbiamo cercato di proprio togliere il più possibile, già dal catalogo per esempio, anche se abbiamo utilizzato, e tutta poi la comunicazione per la mostra, abbiamo utilizzato due caratteri. Tra le altre cose siamo molto contenti del fatto che Milano è completamente tappezzata di questi cataloghi incomprensibili più. E anche in questo, secondo noi, c'era proprio un bisogno di diversità, di diversificazione, ma anche di curiosità. Cioè, venire a vedere questa mostra necessita una curiosità e un bisogno di approfondimento che appunto può essere complicato, ma grazie a Dio la complicazione è anche importante. Grazie Davide.